Le indagini hanno permesso di ricostruire come i presunti promotori dell'associazione residenti a Messina si avvalessero anche di una persona in arresto domiciliare a Torre Grotta per lo smercio di sostanze stupefacenti quali cocaina, crack, hashish e marijuana in favore di acquirenti provenienti dalla città di Messina e dall'Interland milazzese.